del resoconto staccato, oggettivo, di una storia che si sta solo ad assistere. Dobbiamo risentire in noi questi avvenimenti. Cristo li ha patiti per noi. Gli eravamo presenti. E ognuno deve dire: per me il Signore è stato tradito ed ha sudato sangue. Per me ha subito gli sputi e gli schiaffi. Per me ha portato la croce, è morto ed è stato sepolto. È la passione che ripassa nel cuore di ogni discepolo, nel cuore della Chiesa, che la ripercorre con la sofferenza e la riconoscenza della sposa fedele. Poter veramente utilizzare questo momento per un approfondimento sia del mistero del Cristo ma anche del mistero dell'uomo. La Via Crucis è anche il cammino dell'uomo attraverso i secoli. E allora, anziché disperdersi o andare alla ricerca di difetti o di particolari, concentriamoci davanti all'uomo, quest'uomo sacrificato come il Cristo, schernito come il Cristo, mortificato come il Cristo, emarginato come il Cristo, tradito come il Cristo. Quindi se siamo inseriti coscientemente nella nostra storia, non penso che qualcuno troverà il motivo per ridere, per scherzare o per trovare difetti. Significa che è fuori dal suo tempo e dalla sua terra. Noi viviamo in Calabria, dove questa Via Crucis è continua, è costante. È un richiamo alla nostra realtà di cristiani impegnati, non distanti, non distaccati, non apparenti. Davanti a Pilato. Giunto Gesù al palazzo del governatore, Pilato lo interrogò. Sei tu, il re dei Giudei. Dici questo da te stesso? O te lo hanno detto altri di me? Io non sono un giudeo. Non è vero. La tua stessa nazione e i capi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Cosa hai fatto? Il mio regno non va parte di questo mondo. Se il mio regno facesse parte di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto affinché non fossi consegnato ai giudei. Ma ora il mio regno non è qui. Dunque sei tu re? Tu stesso dici che io sono re. Per questo sono nato e venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chi è dalla parte della verità, ascolti la mia voce. Pilato, rivolgendosi alla folla, disse: io non trovo in lui nessun fatto. Inoltre, voi avete l'usanza che vi liberi un uomo per la Pasqua. Desiderate che vi liberi il re dei giudei? Non un uomo, ma Barabba! Volete che liberi il re dei giudei? Barabba! Che farò dunque di Gesù detto il Cristo? Crocifiggilo! Crocifiggilo! Allora Pilato prese dell'acqua e se ne lavò le mani dicendo: io sono innocente del sangue di quest'uomo, i responsabili siete voi. Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Dopo la flagellazione, Gesù venne mostrato al popolo. Ecce homo, io non trovo in lui nessuna colpa. Seconda stazione.
Gesù è caricato della croce. La sentenza di morte era stata pronunciata e quasi senza nessun intervallo seguì l'esecuzione. I preparativi richiesero pochi minuti: inghiodare le due travi, la trave trasversale più corta da fissare alla trave verticale più lunga, un pezzo di legno a forma di corno sul quale riposava in parte il condannato in modo da impedire alle mani di lacerarsi. Vestito della sua tunica senza cuciture, Gesù venne caricato della croce. Aprì il corteo un centurione con l'ufficio di eseguire la sentenza. Seguì l'araldo che proclamò il motivo della condanna. Attorniarono il condannato altri soldati. Lo seguirono due volgari malfattori che sarebbero stati crocifissi con lui. In coda, una folla di popolo desiderosa di assistere allo spettacolo della crocifissione. Se qualcuno vuole seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare l'anima sua la perderà, e chi la perderà, per me e per il Vangelo, la salverà. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Egli non viene per essere di aiuto agli angeli, ma per soccorrere il seme di Abramo. Ecco perché dovete essere in tutto simile ai fratelli, per diventare nel servizio di Dio sommo sacerdote, misericordioso e fedele, capace di espiare i peccati del popolo. Thank you.
prendere rumbo ricordati nel Vangelo. Gesù disse: chi non prende la mia croce e non mi segue non è degno di me. La tua luce santa, affinché la nostra vita sia sempre fedele a te. Placati ricevendo le nostre offerte, aiutaci a portare la croce e trai a te le nostre volontà, anche se sono ribelli. Gesù incontra la Veronica. La Veronica, andando incontro a Gesù, disse: ammiro, Gesù mio, la generosa pietà della Veronica nell'incontrarsi senza timore fra le turbe insolenti per asciugarti la faccia tutta piena di sudore e di sangue, e per i meriti del bel coraggio ti prego di darmi la forza per vincere ogni disprezzo umano e di avvicinarmi sempre più al tuo cuore. Settima stagione. Gesù cade la seconda volta. Parola di Dio per mezzo del profeta Isaia. Noi tutti vagammo smarriti come un gregge. Ognuno non seguiva la propria strada. Dio ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si è umiliato, non ha aperto bocca. Attraverso il tormento e il giudizio fu strappato via. Chi si affligge per la sua morte? Sì, fu tolto dalla terra dei vivi, per l'iniquità fu percosso a morte. Perché sono vicini i giorni terribili. Io non ci vedo. Se la
mio ha inflitto su di me che sono innocente. E così dura che ne sarà di coloro che sono nel peccato. Il Signore Gesù vuole una compartecipazione del non rassegnarsi alla sopraffazione delle forze del male. Egli ha parole di conforto e solidarietà per tutte le Maddalene, le Marte, le Marie della storia, perché non venga meno la loro fede nel momento della prova. Per favore, silenzio. Spogliato e abbeverato di pietre, Gesù raggiunse il Calvario, piccola altura presso le mura di Gerusalemme. Vi salì penosamente. Era pietosa abitudine degli ebrei, tollerata dai romani, di offrire al condannato, per attutirne la sensibilità, un bicchiere di vino reso aromatico con l'infusione di qualche grano d'incenso. Forse fu offerto dalle pie donne. Gesù lo assaggiò per mostrare il suo gradimento, ma non lo beve. Egli voleva vuotare fino in fondo il calice della sua morte. I soldati spogliarono la vittima e spartirono poi le sue vesti, ma la tunica, senza cuciture, la tirarono a sorte. Così il Signore dell'universo rimase priva di tutto, anche delle sue vesti. Undicesima stazione. Gesù inchiodato sulla croce. Giunto il momento della crocifissione, Gesù venne posto sulla croce adagiata sul terreno. Risuonarono i colpi di martello e quattro chiodi trafissero le mani e i piedi del Salvatore, provocandogli acutissimo dolore. La croce venne stata e il sacro corpo di Gesù fu sospeso.
La croce di poco elevata era appena il doppio della statura umana. Al sommo del patibolo fu inchiodata una tavoletta con l'iscrizione: Gesù Nazareno, re dei Giudei, scritta in tre lingue, ebraico, greco e latino. La sua persona venduta per danaro, le sue vesti tirate a sorte. Ora Gesù è perfino utile a chi vuole guadagnare. Inalzato sulla croce, non fa più paura ai potenti della terra. Lo hanno eliminato. Il mondo appartiene a chi riesce a dominare con la forza e con il danaro. Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Verso mezzogiorno si fece buio sulla terra fino alle 3 del pomeriggio. Durante queste 3 ore di strazio, dalla croce Gesù parlò 7 volte. Pregò per coloro che lo insultarono e lo uccisero. Hai salvato altri, salva te stesso, dimostra di essere il Cristo, l'eletto. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. I malfattori si rivolsero verso Gesù. Se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi. Non deve affatto Dio ora che sei nello stesso giudizio. Noi giustamente meritiamo questa tortura. Ma quest'uomo che colpa ha? Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi verrai con me in paradiso. Gesù affidò Giovanna a Maria, sua madre, dicendole: ecco tuo figlio. E affidò Maria Giovanni dicendogli: figlio, ecco tua madre. Gesù ebbe un grido di angoscia. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. La perdita di sangue gli procurò febbre al suo ardente e implorò: ho sete. Un soldato, prendendo una canna con una spugna imbevuta di aceto, disse: se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso. Gesù, conscio che l'opera della redenzione era terminata, esclamò: tutto è compiuto. Gli ultimi istanti si avvicinavano e Gesù mormorò: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E reclinato il capo, spirò. Tredicesima stagione. Pianto della Madonna. Figlio dell'alma mia, mio figlio amato, luce degli occhi miei, unico amor, ahimè morto ti vedo e già spirato. Tutto ha donato morendo, anche la madre. Maria, ricevendo nel grembo suo figlio, accoglie come figli tutti i cristiani e consegna Gesù alla Chiesa perché continui ad offrirlo fino alla consumazione dei secoli. Quattordicesima stagione. Gesù è posto nel sepolcro. Thank you.
aveva detto: se il chicco di grano non muore, non produce frutto, ma se muore, produce molto frutto. Ecco, il chicco di grano è morto. Viene messo nell'oscurità della zolla di terra, nel sepolcro. Ancora poche ore. E sarà la gloria, il trionfo della vita sulla morte e sul peccato. Credo che è opportuno per noi terminare invocando il Signore e pregando anche per ognuno di noi, per le nostre famiglie e per tutti quelli che si affidano alle nostre preghiere. Che sia questa preghiera l'inizio di un cammino nuovo e convinto e autentico. Che sia il sacrificio del Cristo un'espressione anche della nostra adesione alla volontà. Nostro rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci. E insieme rivolgiamo la nostra preghiera alla Madonna. Questa mamma che ha visto morire il suo figlio e attraversare il dolore atroce di vederlo su una croce. Questo dolore immenso, questo dolore totale, invochiamo la Madonna affinché assisti tutte le mamme che vedono il proprio figliolo soffrire, che sentono il bisogno della pace, che avvertono la necessità di un consiglio. Invochiamo la Madonna, Madre della Chiesa, perché possa proteggere noi, suoi figli in cammino verso il traguardo che è la gloria di Dio Padre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E infine un inno alla Santissima Trinità, immagine della Chiesa, espressione dell'amore concreto e della carità attiva. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora è sempre. Il Signore ci assista, ci benedica, ci protegga da ogni male, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi do l'avviso che alle ore 18 nella Chiesa Madre verrà celebrata la liturgia del Venerdì Santo, e dopo la liturgia uscirà la processione dei misteri. Poiché abbiamo insieme, e mi auguro, abbiamo meditato la Via Crucis, si passerà soltanto per le vie del Paese.